Intanto, visto che siamo all'ultima giornata di questo incontro, vorrei ringraziare gli organizzatori, l'istituto, per aver permesso questo scambio così interessante e così in un'atmosfera, in un ambiente così accogliente e gradevole. E poi cedo subito la parola a Moreno Andreatta, che ci parlerà di Peano Lupa Xenakis, et qui est membre CNRS et de l'Institut Recherche et Coordination Acoustique Musique IRCAM à Paris. Grazie alla dottoressa Paola Cantù per l'introduzione. Devo ringraziare anch'io Charles innanzitutto per aver organizzato questo bel avvenimento. Ci ospita ovviamente e chi ha presentato, perché conoscevo pochissimo di Peano prima di arrivare qui, devo ammetterlo, e mi si è aperto un universo che avrò voglia di esplorare in qualche modo. Allora, quando Sharla mi aveva chiesto di intervenire su matematica e musica, mi sono ricordato di questi passi che si trovano nei libri di Xenakis, dove fa riferimento agli assiomi di Peano. Allora, questa era alla tesi di dottorato nel 2003, dove avevo un pochino approfondito questo aspetto. Allora, mi ero posto, diciamo, come obiettivo di approfondire con voi, diciamo, questo aspetto che è un po' marginale, diciamo, nel pensiero di Xenakis, nel senso dello spaziale, diciamo, occupa giusto due paginette, però penso concettualmente è un momento molto importante e allora ovviamente non posso soffermarmi unicamente su questo aspetto, sarà un po' un pretesto per introdurvi ai rapporti matematica e musica. Con degli aspetti filosofici che secondo me toccano un po' la discussione che abbiamo avuto fino ad oggi, in questi 2 giorni. Allora, quando avevo accettato di partecipare, ignoravo che Peano è già una star nel campo della matematica e musica, della musica algoritmica. C'è una categoria che è la Peano Music, che esiste da un paio d'anni, grazie alla cerimonia del Gödel-Medal 2014 a Copenaghen, dove gli organizzatori hanno commissionato un brano musicale utilizzando gli assiomi di Peano, quindi una sorta di omaggio, una musificazione, no? Si sente parlare di sonificazione di sistemi complessi, quindi diciamo messa in suono di di sapone, sistemi chi fisico-chimici, eccetera. Questa è una musificazione nel senso che, come vedrete, c'è proprio uno spartito che è stato scritto partendo dagli assiomi, da questi 5 assiomi che trovate qui di Peano. Allora, è curioso vedere che l'anno scorso, nella stessa sede, è stato presentato questo brano da Thor Holsfeld, che ha commissionato il brano nell'occasione di Matematica e Cultura 2015 con Eric Heller. E quindi siamo veramente nella musificazione. Allora, il brano si chiama The Hilbert Heartbreak Hotel, o Cantor Hilbert Hotel, devo dire. Abbiamo capito dalla discussione di ieri. L'idea è che, vedete, ogni simbolo corrisponde a una nota musicale, quindi è proprio la musificazione dei simboli elementari e con quindi vari segmenti musicali che derivano dai 5 assiomi. Questo è un brano che trovate su internet se volete ascoltarlo, eventualmente se abbiamo tempo alla fine posso passarvi estratto. Allora, musificazione beh, è qualcosa che insomma, nel campo della musica algoritmica, faccio i primi rapporti fra matematica e musica, i rapporti più elementari, ovvero prendere il numero pi, per esempio, e trasformarlo in una melodia. Allora, quali sono i vantaggi? Beh, i vantaggi sono che si memorizza molto più facilmente una melodia rispetto a una serie di numeri. Quindi addirittura
soggetti con lesioni cerebrali perdono la conoscenza del diciamo, linguaggio, perdono la memoria, ma non perdono la memoria melodica, no? La memoria musicale, diciamo che le melodie restano, e questa è l'esperienza che avete fatto sicuramente. Ricordarvi di una melodia improvvisamente, non si sa come succede. Imparare centinaia di successioni del numero P, la cosa migliore è utilizzare una melodia musicale. Sono 400.000 persone che vedono questi video su YouTube, quindi è qualcosa che ha anche un certo interesse dal punto di vista della sociologia, della parte matematica. Questo ovviamente è un aspetto molto elementare dell'applicazione della matematica e della musica. E una possibile freccia, la freccia dalla matematica, dove c'è un risultato generale, alla composizione. Compositori algoritmici tipo Tom Johnson, un compositore minimalista che lavora a Parigi nell'ambito dei nostri seminari matematica, musica e filosofia, ha nel suo catalogo serie di composizioni algoritmiche che prendono triangolo di Tartaglia come punto di partenza e producono musica, creare dei block design editoria combinatorica e producono una composizione. Questo è il catalogo per esempio di tutti gli accordi, ci sono 8178 accordi possibili, e questa è la sonificazione, no? della potenza combinatorica, se vogliamo, contenuta nel sistema temperato equabile, quindi vi passo solo un estratto. Il processo algoritmico, l'aspetto catalogo, l'aspetto classificazione, formulario, però termine. Partendo da un risultato generale, avete capito un po' l'idea, si può introdurre una push intermediaria che è quella dell'informatica, e è interessante anche studiare i rapporti, l'emergenza della musica algoritmica e il fatto per esempio che non appena i primi computer sono stati disponibili, la musica è diventata subito oggetto di studio e di la musica algoritmica è oggetto di studio e di applicazione. Allora, in questo caso c'è un lavoro di informatico, una coppia di informatici e di compositori dell'Urbana, Illinois, dove appunto partendo da un risultato generale di teoria dell'informazione, con la modellizzazione informatica si arriva a una composizione algoritmica che è suonata da veri strumentisti, prodotta dal computer. Questo è il primo esempio di composizione algoritmica. Passo così anche per informazione storica, e l'idea è di codificare il contrappunto di Fuchs, le regole del contrappunto, in modo tale da far produrre al computer un brano nello stile di Fuchs, quindi del contrappunto dell'epoca, e suonato però da veri strumentisti. Allora vi passo un estratto. Thank you.
primo brano prodotto dal computer, con delle regole, ovviamente, c'è un sistema di regole che sono messo diciamo, a disposizione, implementato nei computer dell'epoca, che vedete qui nello studio, che occupavano un'intera stanza. Allora, questa ancora una volta è una delle possibili frecce dei rapporti matematica-musica. In realtà la dinamica matematico-musicale, come la, per esempio la studiamo oggi all'IRCAM, è molto più complessa, e questo è un po' lo schema che abbiamo cercato di sviluppare. Quindi, come idea, è un po' ribaltare questa prospettiva leibniziana di vedere la musica come un calcul d'arithmetica caché, qui l'han fait la somme ensuite, il celebre passaggio che si trova nelle corrispondenze Leibniz con i matematici dell'epoca, e vedere piuttosto la matematica come un esercizio musica. Questa è un po' la pista che ho cercato di sviluppare, quindi partendo da problemi musicali, che sono il nostro punto di partenza, con una freccia di formalizzazione si entra nel campo della matematica, passando eventualmente per l'informatica, per la modellizzazione informatica. Si trovano degli enunciati matematici che vengono generalizzati, quindi con nuovi teoremi, nuovi o vecchi teoremi, perché in realtà è anche interessante ritrovare vecchi teoremi quando il punto di partenza è un punto musicale, perché appunto non solo il risultato conta in matematica, ma il processo che conduce al risultato, l'abbiamo già discusso, e poi si applica il tutto alla musica, non solo alla composizione, ma alla teoria musicale, all'analisi musicale, e c'è questa tripartizione che è estremamente interessante, dove la teoria ispira l'analisi musicale, ispira la composizione, che ispira la teoria a sua volta, eccetera. E vedete, questa è una dinamica circolare che ho studiato, e vi rinvio all'abilitazione a dirigere le ricerche all'IRMA, che è in linea, dove appunto 7-8 problemi matematico-musicali sono descritti e seguendo un po' questo schema. Allora, ritorniamo a Xenakis adesso per vedere dove entra piano. Allora, in Xenakis c'è un po' la stessa idea. Vedete, c'è la musica a sinistra e la matematica a destra. Poi posso togliere per un momento l'audio. Quindi il punto di partenza è la musica, con gli sviluppi della musica, e la cosa interessante di questa tavola di corrispondenze fra matematica e musica, dove appunto prima viene la musica, prima la musica, direbbe Salieri, è quella di vedere se ci sono delle corrispondenze, se la matematica si è servita di idee musicali per avanzare, no? E vi sono corrispondenze che vanno dall'idea del Pitagora, degli intervalli, lunghezza della corda, legate quindi all'altezza sonora, eccetera. E sono quindi la somatica di Peano entra un po' in questa configurazione di rapporti fra matematica e musica, dove c'è la liberazione della tonalità nel 1900, no? A sinistra, quindi ci si libera un po' da quello che Xenakis definisce il carcantonal, questo peso dato dalla tonalità, per spingersi verso, vedremo subito, territori che non solo hanno a che fare con la semantica, ma hanno a che fare con la semantica nel senso logico, ma hanno a che fare con la geometria. E quindi è importante cominciare a vedere queste corrispondenze fra sviluppo della musica, in particolare nel Novecento, e sviluppo della semantica in campo matematico. Allora, questa semantica è ovviamente già presente nelle operazioni di base del contrappunto, quando si prende un profilo ritmico, melodico, melodico-ritmico, e si fanno le quattro operazioni, l'inversione, la retrogradazione o la retrogradazione inversa. Questo è un esempio di gruppo di Klein, che quindi si ritrova nel contrappunto di Bach, e si ritrova nella tecnica dodecafonica, dove una serie appunto è trasformata secondo queste quattro simmetrie. Allora, sono interessato a cercare di vedere quali sono le dimenticanze di Xenakis in questa tavola delle corrispondenze. Ci sono dei momenti che Xenakis ha dimenticato, e questo non tanto per correggere appunto la sua démarche, che è una démarche di compositore, non è una démarche di musicologo che vuole
studiare in maniera esaustiva tutto ciò che si è sviluppato dei rapporti matematica-musica, ma per mettere in evidenza che, per esempio, con Mersenne abbiamo l'invenzione della combinatoria, calcolo combinatorio, grazie alla musica. Quindi la combinatoria, la teoria combinatoriche nascono come un problema musicale, così come la teoria dei grafi, come Euler, di cui abbiamo già parlato, che era già parlato, menzionato ieri, che ritroveremo poi, perché voglio mostrarvi un po' anche con gli sviluppi di questi rapporti intimi, queste relazioni profonde fra matematica e musica. Soprattutto nel XX secolo c'è esplicitamente l'idea di riferirsi all'assiomatica per giustificare dei sistemi musicali che non sono più ancorati nella tonalità. Come si giustifica il fatto di utilizzare le serie dodecafoniche, che quindi non hanno più legame con la consonanza, con gli armonici? L'operazione di un compositore, Ernst Krenek, immigrato negli Stati Uniti, quindi dodecafonico, scuola di Schoenberg, che è attento a quello che avviene in matematica, è appunto quello di prendere i fondamenti della geometria, di Hilbert, e trasporli musicalmente. Quindi vedete i passaggi dove nei testi degli anni 30 Krenek sostiene che sono i fisici matematici che sono più in avanti rispetto ai musicisti, ai compositori, nel fatto di riconoscere che le scienze rispettive non hanno a che fare con la necessità di stabilire un concetto diciamo dell'universo che è conforme a una natura esistente oggettiva. E qua è tutta la potenza della assiomatica. Quindi lo studio degli assiomi elimina la teoria musicale dal concetto di maggiore e minore come una legge irrevocabile della natura. Cioè, questo è un passo estremamente importante, perché poi qualche anno dopo, con Newton Babbitt, questa idea dell'assiomatica diventa operatoria, nel senso che Babbitt è probabilmente uno dei primi a mettere in evidenza il fatto che il sistema dodecafonico è un gruppo, è il gruppo di Klein, ossia legato al gruppo di permutazioni che si possono fare sulle note, e di fatti parla proprio del 12-tone system, del sistema dodecafonico, nel senso di una struttura con delle operazioni, con un insieme di elementi, con le operazioni sugli elementi. Allora, siamo a Princeton negli anni 40, quindi nell'ambiente dove Babbitt ben accompagnato da Carnap, da Quine, da Gödel, quindi è un ambiente che l'intellettualità di Princeton che permette quindi l'emergenza della teoria musicale come disciplina, però se vedete una tesi di dottorato sottomessa nel 1946 e sostenuta nel 1992, quindi la difficoltà di questo tipo di studi interdisciplinari dell'epoca è anche evidente dal rifiuto da parte dei matematici di considerare un lavoro che non è sufficientemente rigoroso dal punto di vista formale, e del rifiuto da parte dei musicisti di sposare una terminologia che è una terminologia matematica utilizzata, diciamo, proprio in pieno nella difficoltà dell'interdisciplinare, come diremo oggigiorno. E per tornare a un aspetto di cui si parlava, appunto, il logicismo, è chiaro che c'è in Milton Babbitt un legame profondo fra scuola di Vienna, diciamo un'influenza diretta del pensiero di Carnap, in particolare la costruzione logica del mondo, e la costruzione logica della teoria musicale. Cioè, sono dei passaggi che potete mettere in corrispondenza, riprendo Ayer proprio per un po' completare anche il catalogo delle relazioni, delle caratteristiche principali del logicismo. Penso che vedere la filosofia come un dipartimento della logica sia un po' anche uno dei punti di base, il fatto che le proposizioni della filosofia sono fattuali, linguistiche, no? nel carattere, e vedete il passaggio linguistic formulation a proposito della teoria musicale, non vi è che un tipo di linguaggio, un tipo di metodo,
per la formulazione verbale dei concetti e l'analisi verbale di queste formulazioni, il linguaggio scientifico e il metodo scientifico. Milton Babbitt, o potremmo dire Carnegie, potrebbe essere Signe, autografato da Carnegie. Allora, se siete interessati nel volume Alla lumière de matematiques à l'ombre de la philosophie, che abbiamo curato con Charles e François Nicolas, analizzo questo rapporto matematica, musica e filosofia nella tradizione americana, quindi con Babbitt, che è un po' l'erede del positivismo logico in ambito appunto teoria musicale, e David Lewin, che si spinge più verso la fenomenologia husserliana, e vedremo i rapporti fra questi due momenti. Giusto per rimettervi un po' nell'epoca, siamo negli anni 60 e questo è il tipico esempio di articolo che appare in Perspective of Music, The Sketch of the Use of Formalized Language for the Assertion of Music, dove appunto già dalle reference, la bibliografia, i testi di musicologia sono spariti, c'è un Church, Palmos, Kassler sulla decisione di Schoenberg nel sistema, ancora una volta, class system, limited system, automatic reduction of musical score, programming language, questo è tutto. Questi sono i riferimenti dell'epoca, molto significativo, e vedete qualcosa che va, che ci avvicina molto a piano, questa idea di linguaggio formale, appunto, siamo negli anni 60. E poco dopo, sempre fine degli anni 60, ecco come lo spazio ritmico viene definito con degli assiomi, quindi che definiscono l'intervallo, la nozione di intervallo, come distanza fra eventi sonori. Si parla addirittura di meta variations, quindi di meta, la parola meta entra di fatto in musica. Xenakis lo utilizzerà anche lui per parlare appunto di una metamusica, una musica che va al di là della musica tradizionale, una musica ispirata dagli assiomi logici. E ancora una volta vedete Milton Babbitt, che negli anni 60 appunto parla di una teoria musicale come una teoria formale, dove ci sono gli osservabili musicali e l'importanza di sviluppare una terminologia adeguata dove è possibile avere degli enunciati ben determinati e verificabili sulle opere musicali. Allora, qua c'è Quine, in sottofondo, con l'idea di una terminologia adeguata per la filosofia, ed è chiaro, insomma, siamo in pieno positivismo logico. Allora, se torniamo in Europa, se torniamo a Xenakis, Xenakis negli stessi anni sviluppa l'idea che quando si lavora con gli intervalli, melodici, si sta facendo la teoria dei gruppi. Quindi c'è proprio una convergenza dell'emergenza di questa struttura algebrica in musica, strutture che sono già conosciute evidentemente dai matematici, ma che arrivano nella musica in maniera esplicita e cosciente negli anni 60. Con quindi l'idea che non solo gli intervalli melodici hanno una proprietà di struttura di gruppo, una struttura algebrica, ma le durate, le intensità, le densità, i gradi d'ordine o di disordine. Qua siamo nell'ambito francese, della formalizzazione dei sistemi musicali, con sviluppi quindi fra la musica e la matematica. Allora, riprendendo un po' la tavola di Xenakis, ci sono altri momenti negli anni 60 dove esplicitamente Xenakis parla di assiomatica di Peano per sviluppare una teoria che sia capace appunto di unificare i sistemi musicali. Questo è lo scopo, la teoria universale dei sistemi musicali è la teoria dei setacci, Crible, no? Seed Theory, non ha a che vedere con i seeds, con i
crible dal punto di vista matematico, è proprio il crible, il setaccio di Eratostene, l'idea di setacciare i numeri naturali facendo, filtrando per far uscire i numeri primi. Qua si filtrano tutti i numeri naturali per far uscire le melodie, per far uscire i ritmi, vi mostro subito come funziona questa operazione. Questa operazione di filtraggio. Allora, qui si va verso una categoria dove Xenakis parla esplicitamente di musica simbolica. È una delle categorie importanti nel panorama dei rapporti matematica e musica in Xenakis. Xenakis ha cominciato con la musica stocastica, introduzione di calcolo probabilità, Maxwell Boltzmann nella composizione. Questo è un aspetto che è contestato dai musicologi, perché ovviamente siamo nella fase applicativa, prendiamo una teoria, applichiamo la composizione e in più Xenakis, che non è un compositore algoritmico, ritocca i risultati. Quindi alla fine è difficile trovare una corrispondenza fra teoria matematica e composizione. Questo è anche uno dei motivi per cui Xenakis è spesso un po' denigrato, non solo dai musicologi ma dagli stessi matematici. Ricordo più volte Alan Cohn si diceva contrario un po' a queste idee di Xenakis, che sembra indirizzarsi ai matematici parlando di musica e ai musicisti parlando di matematica, per confondere un po' le idee. Allora, questo è vero, è un aspetto problematico, la musica stocastica. Ma ci sono altri aspetti, la filosofia di Xenakis è molto più interessante se è presa veramente nella sua globalità, quindi musica stocastica, musica strategica, teoria dei giochi e composizione, musica simbolica, ovvero logica e teoria musicale. E vedete, i passaggi, siamo negli anni 60 con la revue d'esthétique, dove si parla esplicitamente di utilizzare la teoria degli insiemi e in particolare la forma matematica che è l'algebra, l'algebra, per esplorare per una migliore comprensione, per un'analisi e una comprensione delle opere musicali. E è chiaro dal passaggio che la stocastica è un caso particolare della categoria di musica simbolica, che è molto più generale. Okay? E in Musique formelle, in questo volume del 1963, il capitolo 5 è consacrato alla musica simbolica e il passaggio che cito è, vedete ancora una volta, riprende l'idea della reine de la connaissance, reine des sciences, reine de la connaissance, l'algèbre, e l'idea di fondare una teoria della musica, come farebbe chi si ritrova senza memoria e deve fondare una specie di tabula rasa. Allora, questa è proprio l'idea dei compositori del dopoguerra. Boulez ha fatto la stessa cosa, cercando di fare tabula rasa di tutti i sistemi del passato, fondando appunto una nuova idea appunto della teoria musicale. E vedete il passaggio che vi citavo, il riferimento a Peano, è una nota, il back page di questo quinto capitolo, dove appunto Xenakis vuole introdurre una assiomatica per le altezze, quindi costruire la gamma cromatica, la scala dei suoni bianchi e neri del pianoforte, appunto partendo da trois termes premiers, che sono l'origine, la nota e il successore, e quindi con i cinque assiomi di Peano. Quindi questa è una, il riferimento è chiaro, Peano è là per giustificare, per fondare un'assiomatica musicale che diventerà non solo musica simbolica ma addirittura musica algebrica in brani del tipo Nomos Alpha per violoncello solo, che è un brano che utilizza la teoria dei gruppi di rotazione del cubo nello spazio, due cubi, che quindi 24 rotazioni del cubo che sono diciamo mappate in eventi musicali, e ogni evento è nel vertice del cubo, il cubo ruota e quindi gli eventi si susseguono nel tempo, con un processo di Fibonacci applicato al gruppo di rotazione, quindi non più Fibonacci numerico tipo 1, 1, 2, 3, 5, ma Fibonacci dove i termini sono le operazioni di gruppo. Qua siamo in un'astrazione che è estremamente significativa dal punto di vista teorico e compositivo. Vi passo semplicemente un piccolo estratto di questo brano
anche per farvi sentire delle sonorità che vengono dalla teoria dei gruppi. Allora, questa è la descrizione del brano, è una musica simbolica per violoncello che possiede quella che chiama architettura hors temps, al di là del tempo. Questo per dire l'aspetto astratto. L'aspetto astratto è fondato sulla teoria dei gruppi di trasformazione, utilizza la teoria dei setacci, una teoria che annette le congruenze modulo Z, modulo N, e vedete che deriva da un'assiomatica della struttura universale della musica, cioè una pretesa di universalizzazione, se volete, opera dedicata a Aristossono di Taranto, Évariste Galois e Félix Kreil. Avrei potuto mettere Peano, perché visto l'omaggio che fa a Peano per l'assiomatica della teoria dei Kreil, il suo nome avrebbe potuto starci nello spartito. Dove il problema della segmentazione non esiste, sono segmenti e il gioco combinatorio per mettere in corrispondenza con il cubo anche che vuole. Cioè, allora, torniamo e approfondiamo un po' questo aspetto della teoria dei setacci, perché Formalized Music, l'edizione più recente e rivista di Music for Men, dove sono vari elementi nuovi, che se ne anche sviluppa un pochino di più questa assiomatica che deriva da Peano, prendendo appunto un po' la stessa idea di avere quindi dei termini primi, che sono l'origine, lo spostamento elementare e le cinque proposizioni, gli assiomi, che definiscono quindi, che definiscono cosa? Definiscono una scala musicale in senso astratto. Una scala musicale è, vedete, nel momento in cui ci interessiamo alle note, la possibilità di mettere in corrispondenza l'insieme dei numeri, in realtà, interi, positivi e negativi, con questa distanza elementare, con questo modulo che può essere il semitono, cioè la distanza tra do e do diesis. Ma la cosa interessante è che questi assiomi definiscono non solamente la scala temperata che si ritrova nel pianoforte, ma di fatto tutte le scale possibili, perché il modulo è un modulo che può cambiare, è in corrispondenza con di univoca con gli interi relativi. Quindi può essere il semitono, il tono, può essere un intervallo non temperato, quindi si ritrovano le scale non temperate della tradizione cinese, indiana o araba. Non solo, negli istanti, gli stessi assiomi permettono di definire dei ritmi, sono ancora gli stessi cinque assiomi, però adattati alla percezione del ritmo. Allora, abbiamo bisogno di cosa? Di eventi musicali, di separare i punti che si susseguono, che sono gli istanti, i temps d'attaque, no? I punti d'attacco, gli onsets, uno dall'altro, quindi le durate dei differenti punti d'attacco. Quando facciamo un ritmo abbiamo dei punti d'attacco e le distanze tra i vari punti d'attacco. E quindi, vedete, è l'adattazione degli cinque assiomi precedenti in ambito ritmico, quindi con brani di tipo psaffa, no? Che derivano da questa nuova formulazione dei setacci trasposta a livello ritmico. Allora, questa è una teoria che effettivamente ha avuto un grande eco nel XX secolo. In campo musica algoritmica, compositori come André Rieu, per esempio, o Marcel Ménage, hanno sviluppato, sono andati al di là. Questo è per mostrarvi, per esempio, come partendo dalla stessa serie di numeri, prendiamo solo i numeri positivi, per esempio, anziché associare a tutti i numeri una pulsazione regolare, al quale fare i setacci, quindi setacciare una pulsazione regolare, è possibile partire da un ritmo estremamente complesso,
precedente e filtrarlo, ottenendo quindi delle strutture ritmiche che sono molto più complesse di quelle che potremmo trovare per filtrazione di un treno di pulsazioni regolari. Questo è un esempio di brano che esce da questa assiomatica. Senakis c'è l'idea che utilizzando la stessa assiomatica di Peano per fondare la teoria dei setacci, in realtà non solo la teoria diventa meccanizzabile, quindi implementabile in un linguaggio di programmazione, come diremo oggi per la musica, ma che ci si può spingere al di là per esplorare delle strutture di tipo tre lattici o teoria dei grafi. Allora questo ci porta un pochino più lontano da Peano, però ci terrei anche a mostrarvi un po' quindi sviluppi più recenti dei rapporti matematica e musica. Con l'idea che, allora, come entra per esempio i reticoli in musica? Entrano in maniera estremamente semplice, partendo da un'idea di tipo classificazione. Vogliamo classificare le strutture musicali, in termini matematici diremo, attraverso l'azione di gruppi, che qua siamo nel concetto di equivalenza di cui abbiamo già parlato. L'equivalenza di due accordi dipende dal tipo di gruppo che permette di passare da un accordo all'altro. Do maggiore, Sol maggiore, quando trasponiamo in musica una melodia che è cantata da una voce maschile, una voce femminile, già trasposta di un'ottava, eppure è la stessa melodia. Perché? La riconosciamo? Perché gli intervalli restano gli stessi, gli intervalli successivi. Abbiamo un gruppo che opera, il gruppo di trasposizioni, ovvero il gruppo il gruppo ciclico, che permette quindi di mettere in relazione queste due strutture. Altri gruppi danno delle equivalenze diverse, il gruppo chirale, il gruppo affine, il gruppo simmetrico, e in particolare, se prendiamo un accordo, in questo caso prendo la scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, e opero sugli intervalli. Allora, quando faccio Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ho Do, questo è il cerchio, il cadran d'orologio, il cerchio cromatico nel quale posso mettere le note, do diesis, re diesis, eccetera. Quindi ogni scala musicale diventa un poligono iscritto nel cerchio. Quindi quando prendo do, re, mi, fa, sol, la, si, sono i tasti bianchi del pianoforte, diventa l'eptagono do, re, mi, fa, qua non c'è nascosto, sol, la, si. Diventa questo eptagono. Posso fare delle permutazioni sugli intervalli e ordinarli in ordine lessicografico, quindi ottenendo questa struttura 1-1-2-2-2-2 che corrisponde a questo accordo. Quindi, qua abbiamo trasformato le permutazioni in partizioni di un intero, perché in realtà questa è una delle possibili possibilità di partizionare il numero 12 in somma di interi, in modo tale, e ordinarle. Questo corrisponde di fatto a un catalogo che è stato sviluppato da un teorico musicale, Julio Strada, dove appunto gli accordi musicali sono punti di questo spazio. Allora lo chiama la carota perché ha una forma un po' di carota, un po' schiacciata se volete, ma il catalogo va da una nota allo spazio cromatico, lo spazio totale, sono 77 punti, 77 classi di equivalenza, che sono le 77 partizioni del numero 12. La possibilità di partizionare 12 in somma di interi. Allora, nelle partizioni, questa è una struttura d'ordine parziale, quindi un tri de Galois, e quindi è possibile associare a questa struttura, diciamo, musicale, un reticolo di Galois, quindi entrare nel campo della teoria dei reticoli, che è estremamente, tocca questioni molto profonde di formal concept analysis, di analisi dei concetti formali, scuola di Birkhoff, Wille e compagnia, sviluppata a Darmstadt in particolare, e applicata alla musica da
teorico, da questi matematici musicisti dell'Istituto di Algebra di Darmstadt e di Dresden. Allora, in realtà questo è un aspetto possibile. La cosa più semplice quando si analizza una composizione è, diciamo, restringersi al caso di classi di equivalenza modulo, per esempio il gruppo ciclico, il gruppo diedrale, quindi vedere se, come nel caso di Schoenberg, gli accordi sono in corrispondenza con questa equivalenza data dal gruppo diedrale, per esempio, che sono rotazioni e simmetrie. Okay? Quindi è chiaro in questo caso che le due misure, le due prime battute del Klavierstück, vedete, questo accordo e il finale sono lo stesso, con una rotazione o un asse di simmetria, no? L'asse di simmetria è l'asse che passa per queste due punti, che trasforma quindi ogni punto, no? Che lo trasforma dalla parte opposta, vedete, tengo questo. E lo stesso asse funziona per tutti gli altri accordi. Questo non è un caso, la scuola dodecafonica ha messo la simmetria come pilier costitutivo, quindi è chiaro che si ritrovano queste corrispondenze ed è ovviamente interessante esplorarle dal punto di vista matematico, più che come delle trasformazioni musicali legate a equivalenze matematiche. Allora, la storia dei formulaire in teoria musicale è ricchissima, da Mersenne fino ad oggi c'è un tentativo incessante di classificare le strutture musicali, gli accordi, in maniera più o meno esaustiva. Mersenne calcolava tutte le melodie possibili, vedete, queste sono le melodie, calcolo delle melodie possibili, un certo numero di note con ripetizioni, senza ripetizioni, quindi ha preceduto il trattato De Ars Conjectandi di Bernoulli, parecchio, è la prima sistematizzazione dei calcoli combinatori, cioè partendo appunto dalle melodie possibili, con questa idea di grafo, che sono, rappresenta nello stesso tempo gli intervalli fra le note e i pianeti. Siamo in pieno quadrilium, quindi la musica è accompagnata da astronomia, geometria, aritmetica. E il formulario che si utilizza di più è il formulario della set theory, la teoria degli insiemi, dove tutti gli accordi sono classificati, vedete, con un ordine lessicografico, con quindi ogni accordo a sinistra accompagnato dal complementare a destra, una specie di rapporto. Anche il complementare, diciamo, messo in ordine lessicografico, per cui è un complementare astratto, non è il complementare reale, delle note che non appartengono. Prendo un accordo, prendo il complementare concreto, tutte le note che non appartengono al primo, e poi lo rimetto in ordine in modo tale da ottenere il catalogo. Questo catalogo è in realtà estremamente interessante perché fa emergere delle proprietà che possono diventare teoremi musicali. Per esempio, guardate questo accordo, sono sei note, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei note messe nel cerchio, dove mi interesso a sapere quanti intervalli di ogni tipo sono contenuti in ogni accordo. Prendo gli intervalli più piccoli, per esempio il semitono, l'intervallo di 1, e conto, ne ho 1, ne ho 2, ne ho 3, ne ho 4. Quindi faccio un vettore in cui la prima entrata è 4, perché ho 4 intervalli. E faccio la stessa cosa per ogni intervallo possibile, quindi dal più piccolo possiamo farlo fino al più grande di 11 semitoni o restringerci al tritono, al diabolus in musica, perché poi il resto è simmetrico. Quindi arrivo fino al diametro, quanti diametri ho? Ho un solo diametro che è qui. Se prendo un accordo e prendo il complementare, ho lo stesso distribuzione. Questo è il teorema dell'esaccordo, che è un teorema di omometria. L'omometria è la teoria della cristallografia, che dice che due cristalli possono avere lo stesso spettro a raggi X senza avere rapporti, senza essere isometrici. E questi sono accordi che hanno lo stesso spettro in qualche senso, nel senso che hanno la stessa distribuzione di intervalli, ma vedete non esiste nessuna equivalenza che permette di passare dall'uno all'altro via una rotazione, via un gruppo diedrale, una riflessione, eccetera. Ed è uno dei teoremi che ha fatto lavorare di più i matematici. Esistono almeno 7 dimostrazioni diverse di questo risultato che è emerso negli anni 60 grazie a Milton Babbitt. Allora, qua ci fa, insomma, questo è un esempio che volevo mostrarvi per mostrarvi innanzitutto come si trovano dei teoremi non banali in musica. 6 note a caso, il complementare
stessa distribuzione di intervalli tramite questa cosa. Questo è più in generale calcolo delle strutture omometriche, ovvero gli accordi che hanno la stessa distribuzione di punti, ma che non sono equivalenti. Questo è un problema aperto. Classificare tutte le strutture omometriche non sappiamo farlo, non sappiamo quante sono per ogni sistema di visione dell'ottava, eccetera. Ed è chiaro che il punto di partenza qui è la nozione di intervallo. E grazie al fatto che ci si interessa agli intervalli, non agli oggetti, non alle note, agli intervalli, cioè alle distanze. Quindi stiamo già andando da un approccio oggettale, objectal, direbbe Grange, a un approccio trasformazionale, operazionale, dell'oggettale all'operatoire. E quindi la teoria dei gruppi che permette di fare questo. Questo è un'assiomatica recente degli anni che si sviluppa, comincia a svilupparsi negli anni a fine degli anni '80 per definire in maniera astratta cos'è un intervallo. L'intervallo dal punto di vista musicale è una nozione, diciamo, intuitiva per i musicisti. In realtà è possibile metterlo in un contesto formale e definire un intervallo come un elemento di un gruppo. Quindi questa è l'idea che dietro il sistema di intervalli generalizzati GIS di David Hume, il fatto di dare un insieme, un gruppo che opera sull'insieme e una funzione intervallare che dà le distanze dei punti dello spazio. Una distanza int che ha due proprietà, che vedete qui, una proprietà di triangolarità, quindi quando ho tre punti devo poter comporre gli intervalli, quindi un intervallo fra ST e TE U è lo stesso che un intervallo fra S e U, e un secondo assioma che ci dice che se ho un punto e un intervallo, devo avere l'oggetto nello spazio che ha quella distanza dal punto di partenza. Sì. Siete esatto mostri di matematica per la tozza. Oui. Angetto sora a gauche. On a retrouvé ça. Quindi abbiamo ritrovato un insieme principale omogeneo, di Bourbaki. Di tutto torso la voce. Ok. È interessante perché questo è il teorico della musica che lavora sul concetto di intervallo, che deve definire una nozione generale e che ritrova qualcosa conosciuto dai matematici, appunto come un torsore a sinistra, un G torsore a sinistra. Allora, è anche un'azione semplicemente transitiva, è equivalente a dare un'azione semplicemente transitiva e la dimostrazione è semplice, basta definire il gruppo di trasposizioni in questo modo e si vede che dare un GIS da una parte e dare un'azione semplicemente transitiva è la stessa cosa. E qual è l'interesse? Beh, l'interesse è che ritroviamo la somatica dei crib, dei setacci, dove basta prendere per esempio il pianoforte come insieme, il gruppo Z, interi positivi e negativi, e la distanza fra le note. Quindi questo è un esempio di GIS. O le distanze modulo 12, o i punti d'attacco. Quindi è il campo più generale per poter analizzare la musica. È questo che ci porta verso dei territori che sono dei territori di fatto categoriali, dove la teoria delle categorie entra in maniera naturale. Vedete per esempio il Klavierstück di Stockhausen, dove è segmentato, il brano è segmentato in vari modi, i segmenti vengono messi nel piano, si guardano le trasformazioni fra i differenti pentacordi, per esempio, e l'idea è quella, dal punto di vista epistemologico, è interessante, siamo fra il positivismo logico, fra la rational reconstruction, che è un tema caro a Carnap, alla scuola di Vienna, di un'opera musicale, di un brano musicale, e la generalizzazione data dalla teoria dei gruppi, dalla teoria di categorie, e sto arrivando verso la fine, per mostrarvi un po' gli aspetti più filosofici, perché un'azione semplicemente transitiva vuol dire di fatto spostare l'attenzione dagli oggetti all'azione, l'azione che il musicista fa quando pensa a un intervallo, ovvero il fatto di, per esempio, questa è una dialettica fra visione cartesiana degli intervalli come res extensa, dato oggettivo, dove si misura, l'intervallo musicale è qualcosa che si misura una volta che è definito in uno spazio, o una visione anticartesiana che è più tipo
vedere, diciamo, simulare l'azione che farebbe il musicista quando è in un punto dello spazio per raggiungere un intervallo, per raggiungere il punto che dista un certo tipo di intervallo. E questo è un po', ci fa pensare già che c'è della fenomenologia, osserviana, quando si fanno questo tipo di analisi musicali. Allora, passo un po' oltre degli esempi musicali di Gis, ce ne sono tantissimi, cioè per esempio l'idea di Olero di, anziché utilizzare la rappresentazione circolare, disporre le note di un piano, quindi qua otteniamo quello che si chiama Tomnetz, con le varie simmetrie, struttura toroidale, nel quale è possibile vedere anche una cosa interessante, il Tomnetz come incluso nel reticolo di Galois, per chi vuole vedere i rapporti tra strutture geometriche e strutture d'ordine. E la cosa più interessante è che il Tomnetz, ovvero questo maillage esagonale, questa ripartizione di note nello spazio in forma di esagoni, è un esempio di GIS. C'è un'azione semplicemente transitiva del gruppo generato da operatori elementari di tipo parallelo, relativo e leading tone, PRL, sono le operazioni di base sugli accordi maggiori e minori. Do maggiore, La minore, questo è il relativo, R. Do maggiore, Do minore, questo è il parallelo, P. Do maggiore, Mi minore, questo è il leading tone, L. Quindi con tre operatori è possibile definire un gruppo noi rimaniamo, che opera in maniera semplicemente transitiva sulle triadi, maggiore e minori, e definisce un GIS. Così come il gruppo che abbiamo visto prima, delle rotazioni e simmetrie, definisce anche lui una struttura di GIS, quindi un'azione semplicemente transitiva. I due gruppi sono scritti nello stesso modo. E il piccolo risultato, anche qui un piccolo teorema che emerge, è che l'uno è il centralizzatore dell'altro. Ovvero è possibile sempre definire un diagramma commutativo mettendo elementi, vedete, del gruppo diedrale qui e elementi del gruppo neorimaniano qui. Quindi c'è una commutatività di ogni diagramma fatto partendo da elementi di gruppi che non sono commutativi. Gruppo diedrale, gruppo neorimaniano non sono commutativi, ma ogni diagramma è commutativo. Perché? Perché uno è il centralizzatore dell'altro. Questi sono piccoli elementi. Allora, è chiaro, questi tipi di diagrammi rinviano a diagrammi in categorie e quindi un'estensione naturale dell'approccio analizzare uno spartito per classi di equivalenza è quello di prendere gli accordi, metterli, disporli nel piano e vedere le frecce fra gli accordi, quindi definendo trasposizioni, inversioni, definendo dei funtori, che sono delle trasformazioni trasformazioni elementari, quindi permettono di mettere in corrispondenza, siamo passati da un catalogo, di un formulario di accordi, alla possibilità di analizzare la musica disponendo gli accordi in uno spazio, guardando gli automorfismi, gli automorfismi del gruppo, di Rand, non è nient'altro che questo. Allora, varie estensioni possibili grazie alla teoria di Mazzola, di Guerino Mazzola, con il Topos of Music, se siete interessati, si ritrovano queste idee in una visione un po' più ampia, che è quella di mettere non solamente il gruppo ciclico diedrale, ma anche il gruppo affine, quindi con operazioni di tipo moltiplicazione, e vedere questi diagrammi come un limite di una categoria. Questo permette di avere dei risultati di calcolo esplicito di questi tipi di diagrammi. Ed è un approccio che è alternativo all'approccio paradigmatico, nel senso che, per esempio, vedete questi tre accordi? Siamo nel caso di accordi che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, non sono nella stessa classe di equivalenza, si vede dalla rappresentazione circolare, perché se fossero nella stessa classe di equivalenza sarebbero rotazioni o simmetrie l'uno dall'altro. Eppure, se li dispongo in termini di grafi, quindi con punti e con frecce, hanno lo stesso grafo, quindi sono isografici, quindi sono isomorfi, se volete, e questo è il passaggio che ci ha portato verso un approccio categoriale a quello che si chiama K-Nets, Klampenhauer Networks, questa idea di fare dei networks di note. E se siete interessati c'è un articolo della scorsa conferenza a Londra dove sviluppiamo dal punto di vista categoriale, magari ne parleremo anche con Alan Cone e Pierre. Allora,
concludo, perché sono al di là del tempo limite, per, con queste idee filosofiche. Avevamo già parlato un po' di genealogia algebrico-geometrica dello strutturalismo. Mi sembra che questo sia un aspetto che va assolutamente integrato in una ricerca matematico-musicale, una ricerca più in generale filosofica sullo strutturalismo, ovvero il fatto che in Klein, in Cassirer, quindi nell'idea di mettere insieme geometria e gruppi, c'è già luce, l'idea di struttura, di strutturalismo, che come Cassirer dimostra in questo articolo del 44, il concetto di gruppo e teoria della percezione, ispirandosi quindi al programma di Erlangen e alla teoria della Gestalt, è di fondo quello che serve anche per capire, lo dice nella parte finale dell'articolo, le trasformazioni musicali di tipo trasposizione, eccetera, che hanno una componente algebrica. Però non si spinge al di là. Vi ho mostrato un po' tutta l'algebra che c'è nascosta in realtà. E ovviamente Gilles-Gaston Granger con questa idea di l'oggettale dell'operatoire, già negli anni 47, una riflessione sulla classe formale, aveva messo in evidenza questa componente che arriva con Piaget alla morfisme catégorie comparée transformée, quindi in epistemologie génétique, possiamo vederla proprio nella filiazione di Klein, di Cassirer e di Granger. L'epistemologie génétique degli anni 90, quella più interessante dal mio punto di vista, ovvero che integra la teoria delle categorie, permette di aprire questi campi alla percezione musicale, alla cognizione. Allora, qual è il programma di ricerca? È arrivare a mettere insieme il logicismo, riprendendo Carnap, riprendendo la costruzione logica del mondo, per sviluppare veramente il concetto di struttura con descrizione di proprietà e descrizione di relazioni. Carnap dice: il diagramma de Flesch è una rappresentazione simbolica della struttura. Siamo già nel teorema delle categorie con Carnap. Questa è la lettura che fa Patras, Philippe Patras, di Carnap, Laufbau e le cose matematiche di struttura. Ho finito con ripensare le strutture e metterle in movimento grazie al fatto di privilegiare l'operazione sull'oggetto e jamais separare le concept de l'impossible. Questo ci rinvia a una discussione che abbiamo avuto e questo è Jean Benoit che rivede Husserl in ambito categorico. Quindi ritorno del piano e la place di una recherche matematico-musicale, seguendo un po' la proposizione di Paola di inserire piano fra proto-strutturalismo e un post-logicismo, fra il logicismo e lo strutturalismo, questo è quello che emergerebbe per una lettura delle implicazioni filosofiche della ricerca matematico-musicale d'oggi, dove si passa da piano alla teoria delle categorie, come si passa da Xenakis alla teoria trasformazionale, tutto con Cassirer, Husserl, Carnap, Granger e Piaget in un'interfaccia tra i due aspetti. Grazie mille per questa, per me è stata una vera, l'apertura di una finestra su un nuovo mondo, quindi grazie mille per la ricchezza, per tutti gli aggettivi che abbiamo imparato a associare a musica, algoritmica, formalizzata, stocastica, algebrica, poi magari su questo sarebbe bello tornare, e anche per questa immagine dell'importanza della rappresentazione spaziale, sia degli intervalli, mi ha molto colpito, sia degli intervalli di tono, che degli intervalli di ritmo, quindi in un certo senso mettere insieme questi due mondi che a volte sono separati nettamente, anche questo è sembrato molto interessante, però prima lascio la parola e poi magari mi permetto dopo. Ma giusto per completare, ci sono degli autori che parlano esplicitamente di isomorfismo cognitivo, ritmo-altezza, questo è
Jeff Pressing, per esempio, in Music Perception negli anni 80, mostrava che i pigmei che fanno do, re, mi fa, sol, la, si, do, re, mi fa, sol, la, si, do. Questo è la bajà, è un ritmo che ha la stessa struttura di do, re, mi fa, sol, la, si, do. Gli intervalli di semitono sono semplicemente trasformati in intervalli di durate e da un elenco di scale musicali, di modi che ritroviamo nelle tradizioni afro-cubane, eccetera. Quindi, insomma, le matematiche viaggiano fra le culture. Lascio la parola comunque per domande. Parlo in italiano. Per me c'è due cose. La prima è, ha insistito sul passaggio dagli oggetti all'azione, e questo implica una teoria del gesto. E lì ritroviamo Gilles Châtelet, Mazzola, anche dopo c'è Zalamea, per esempio. Anche lui insiste molto su questo aspetto della matematica contemporanea, dello spostamento verso, diciamo, l'azione, come hai detto, e attraverso la teoria delle categorie, l'importanza dell'opera di Grothendieck, eccetera. Dunque questo è un spostamento anche a livello filosofico, cioè di modo di vedere sia la matematica che il collegamento tra musica, matematica, eccetera, eccetera. E questo mi sembra molto importante. Dopo c'è non una perplessità, ma una domanda filosofica. Abbiamo visto l'importanza all'inizio del positivismo, del neopositivismo, in particolare con Carnap. E dunque queste ricerche del legame tra matematica e musica sono state iniziate partendo da un punto di vista positivista. Nella tradizione americana. Nella tradizione americana. E, solo che dopo c'è uno spostamento, come l'hai mostrato, è sempre la parte Carnap, ma c'è l'altro aspetto. E allora mi sto chiedendo se queste riflessioni sulla musica e le matematiche e la matematica avrebbe un influsso per pervertire in certo modo il positivismo di Carnap, cioè che il positivismo di sa che l'idea di categoria l'ha indicato, è presente nell'opera di Carnap, va bene. Ma con questo modo, questo gesto di approfondire fino ad oggi tutti questi problemi, anche i collegamenti con la fenomenologia, anche questo è un problema. C'è un'associazione di tre campi almeno, che al solito sono opposti, e ora si ritrova un'associazione. E mi chiedevo se significa anche che c'è una torsione del modo di vedere l'opera di Carnap. È una bella domanda, perché in effetti ho riletto la costruzione logica del mondo un po' di tempo fa e mi rendevo conto di quanto strutturale è la costruzione logica del mondo. Innanzitutto c'è un'idea veramente di costruzione, non solo di struttura logica del mondo, struttura come dato di fatto, ma il processo di costruire, la costruzione, gli Aufbau. Poi vi è una, appunto come Patras lo sottolinea, c'è questa articolazione fra descrizione di proprietà e descrizione di relazione che viene dall'algebra, perché l'influenza è chiara, come in Granger, quando Granger mostra che si passa dal punto di vista oggettale al punto di vista operatorio grazie alla teoria dei gruppi e l'estensione che fa la teoria delle categorie,
penso che in karma vi sia un po' la stessa idea di mettere insieme proprietà di relazioni, proprietà di descrizione di proprietà e descrizione di relazioni da una parte e appunto presa in conto dell'aspetto categorico, dal punto di vista delle categorie funtoriale, se volete, della nozione di diagramma, ovvero di un oggetto che non è un oggetto in quanto insieme di punti, ma che esiste nella relazione dei punti, nella relazione che i punti hanno fra di loro. Allora questo implica anche una, come dire, una correzione della lettura di Carnap, cioè che la lettura che è stata fatta dai neopositivisti. Si sa che Carnap è lui che ha trasferito il positivismo continentale in America e si è parlato di liberalizzazione del positivismo. Ha creato la scuola americana, va bene? Ma significa allora che quelli che, sono, che hanno lavorato attorno a Carnap o su Carnap, i positivisti in genere, l'hanno letto in un modo distorto, cioè in un modo nel quale questa insistenza sul diagramma, la relazione, non esiste. È una delle letture, ovviamente, non so se si può dire distorta, ma è una lettura limitata. Esatto. È chiaro che secondo me l'interesse di riprendere Carnap è veramente di inserirlo in questa visione come proto-strutturalista di tipo agentico, ma vicino ai progressi della matematica del suo tempo rispetto alla visione logicista. Ma questo è molto importante perché prima della rottura tra filosofia continentale e filosofia analitica, per esempio nel periodo nel 37, c'erano collegamenti ancora tra filosofi matematici continentali e loro, cioè per esempio con Henriques. Henriques era considerato da loro proprio come uno di loro, cioè proprio non c'era rottura tra i due, c'era comunicazione, scambi di lettere, eccetera, eccetera. Dopo c'è stata la partenza di Carnap per l'America, dopo c'è stato il convegno Descartes del 37 e c'è stata la rottura, ma prima non c'era una rottura. Questo è interessante, se si rilegge le cose in questo modo si può ritrovare un collegamento e non una rottura stretta tra ciò che è diventato il neopositivismo americano e il circolo e tutta questa tradizione. Operazione indispensabile da fare e la musica può aiutare, perché la musica, giustamente, via le Carnap recepito negli Stati Uniti in quanto neopositivista, ha sviluppato la teoria musicale, ma poi si è liberata del neopositivismo implicito del programma carnapiano ricevuto negli Stati Uniti per andare verso questa algebrizzazione dei sistemi musicali. Quindi la musica può aprire un po' queste frontiere. Quello che ho cercato di mostrarvi è un po' come, a partire da una ricezione neopositivista di Carnap e l'emergenza della teoria musicale, poi si arrivi a queste visioni categoriali in musica, in analisi trasformazionale, che di fatto aprono altri legami con la fenomenologia austeriana. Tanto che aspettiamo altre domande, magari ne faccio un paio io. E come no? Due cose, una ritorniamo un attimo a piano, che mi piace. Sì. E hai accennato al modo in cui si riusciva, insomma, a garantire la conservazione di certe proprietà induttive. Mi chiedevo quali tipo di proprietà sono quello che certe note hanno, quando dico l'origine, poi creo il successore, posso dire se una proprietà vale per n, vale per tutte le note successive. Che tipo di proprietà possono essere, per darci un'idea? Sono proprietà che hanno a che fare con gli intervalli. Quindi in realtà Xenakis non insiste veramente sul concetto di induzione, su proprietà induttive che possono essere
possono essere mantenute da... Sto pensando a una risposta che va al di là di Xenakis e della lettura xenakiana di Peano, perché in realtà, come vedete, Peano serve a Xenakis per fondare questa categoria di musica simbolica. Questo è chiaro, insomma, ha bisogno di trovare un punto di partenza nella visione assiomatica dei numeri che possa bene sposarsi con l'idea di avere una struttura universale musicale. Quindi, in qualche modo, Peano è un po' quello che garantisce l'esistenza di una categoria in seno alla teoria musicale, che è la categoria di musica simbolica. Quali sarebbero le proprietà induttive? Sono tutte le proprietà, in realtà si può vedere, lasciamo la logica per andare verso la struttura algebrica, quindi la teoria di Gies, Generalized Integral System. In realtà sono proprietà che hanno a che fare con l'azione dei gruppi, cioè un modo di vedere queste proprietà induttive semplice sarebbe quello di dire ogni volta che ho un'azione semplicemente transitiva, ho di fatto un'induzione, perché ho una possibilità di collegare in più con l'idea di un'azione che non è solamente azione, ma semplicemente transitiva, quindi unicità del gesto, no? Per, dato un oggetto e un gesto, se vogliamo, unicità dell'elemento che è raggiunto da questo gesto, o viceversa, dati due elementi, unicità del gesto che trasforma un elemento nell'altro. E questo è reiterabile, ovviamente, perché se vale per due, vale per tre, per quattro, eccetera. Quindi la catena induttiva, in qualche modo garantita dalla struttura algebrica di sistema di intervalli generalizzato, è di fatto operatoria. Nel senso che si applica ad ogni fenomeno che ha a che fare con il quale è possibile vedere questa struttura di Gies soggiacente, o eventualmente, se non è possibile farlo, perché avere un'azione semplicemente transitiva vuol dire avere, come lo dicevo, un'unicità del gesto fra un elemento dato e un altro elemento. Allora, questo ci sono vari casi in musica in cui non è possibile, in cui la musica, per esempio le trasformazioni musicali, dati due oggetti, esistono molte trasformazioni che trasformano un oggetto nell'altro. Allora, pensiamo per esempio semplicemente a degli accordi nel quale è possibile passare da un accordo, l'abbiamo visto nel caso del brano di Schoenberg, dove se vedete questo esempio, per esempio, se prendiamo adesso le azioni, diciamo, prendiamo come collezione insieme tutti gli accordi, non solo gli accordi maggiori e minori del Tonnitz, ma questi accordi e le trasformazioni da un accordo all'altro, vedete per esempio che è possibile passare da questo accordo a questo accordo per rotazione e per asse di simmetria. Quindi in realtà qui non c'è un'azione semplicemente transitiva, c'è un'azione transitiva, ma non dove si perde l'unicità della trasformazione. Esistono due trasformazioni che permettono di passare da un accordo all'altro. Quindi se la catena induttiva, diciamo, non pone problemi nel GIS, di fatto quello che voglio dire è che nel caso in cui abbiamo dei sistemi che non sono tipo generalized interval system, è possibile generalizzare un po' questo limite che è dato dall'unicità dell'operazione per andare verso sistemi più. Non so se rispondo a questo modo. Sì, perché qui ha senso parlare di proprietà induttive, perché non tutte le sono, ci sono alcune trasformazioni che non lo sono. Dato un'altra cosa che mi veniva in mente è che se è possibile in qualche modo tener conto dell'effetto del tipo di rappresentazione spaziale scelta, perché è mostrato in diversi momenti che a seconda se la rappresentazione ciclica, se ho ben capito, oppure altre rappresentazioni, cambiano il tipo di simmetrie oppure il tipo di relazioni che posso cogliere. Quanto è importante quindi la scelta della rappresentazione spaziale sui risultati? Allora, nel caso del
del cerchio del Tonnetz, in realtà è possibile mostrare che sono più vari. Nel senso, dal punto di vista matematico, il gruppo ciclico e il Tonnetz è Z3 per Z4, insomma, decomposizione di Silo. Però ci sono molti casi invece in cui le diverse rappresentazioni inducono dei risultati diversi. Penso per esempio a tutto il... non l'ho mostrato, però si può vedere il Tonnetz come un complesso semplicale, partendo da una popolazione di accordi maggiori e minori con una possibilità, per esempio, di autoassemblaggio degli accordi. Quindi, diciamo, una nota è un punto, un intervallo è un segmento, un accordo di tre note è un triangolo, un accordo di quattro note è un tetraedro, eccetera. Questi sono i n simplessi che vengono autoassemblati, quindi la struttura di complesso semplicale è, partendo da una popolazione d'accordi, è, direi, generato automaticamente per autoassemblaggio di questi componenti. E ovviamente se ci poniamo la questione di generalizzare il Tonnetz, quindi avere altri complessi semplicali, abbiamo una serie possibili di strutture topologiche che sono associate. Allora, non so se ho un esempio di un'altra, no. Prendo giusto questo per mostrarvi la ricchezza, no? delle diverse rappresentazioni geometriche. Se alcune sono equivalenti, quindi cerchio e toro, no? Dal punto di vista geometrico e algebrico, qui abbiamo degli orbifolds, che sono varietà riemanniane concentrate per gruppi di permutazioni, che sono strutture che servono per esempio, rappresentare movimenti di accordi, come si dice nel gergo musicale, con minimal voice digging, ovvero accordi dove le condotte delle voci sono ottimali. No? Pensiamo al minimo sforzo possibile per passare da una serie di accordi. Allora, questa è una struttura di orbifolds che è stata utilizzata e che è utilizzata per l'analisi musicale e per la composizione. Questa è un'ipersfera a quattro dimensioni, la cui proiezione in 3D permette di ritrovare il Tonnetz. Siamo in pieno, allora, forse c'è Alan Cohn potrebbe aiutarci, perché Alan Cohn parla di dialettica fra algebra e geometria, e il fatto che nella musica c'è la temporalità che è data dall'algebra, ma la spazialità che è data dalla geometria. E questa articolazione, che è un'articolazione costante, è proprio la base della creatività musicale. Ovvero, il compositore cerca lo spazio geometrico nel senso ampio, che rappresenta nel modo migliore un'idea di successione temporale, un'idea algebrica che può avere voglia di esplorare. Okay? Quindi i casi sono estremamente vari, di tipi di rappresentazioni geometriche, e ancora una volta, se pensiamo alla geometria insieme all'algebra, abbiamo, e tutti gli esempi che ho mostrato sono di fatto delle articolazioni fra algebra e geometria. Questo è un po' la chiave, secondo me, e questo sono completamente d'accordo con Alan Cohn, per arrivare a capire dove è la creatività, la creatività in matematica e la creatività in musica in particolare. Ci serve, perché avremo voglia di esplorare. E ci sono altre domande? Scusate, ci sono altre domande? Juste une remarque assez superficielle. Quand je vois la représentation des accords par des polygones, en fait, c'est frappant que dans les 15 dernières années, cette géométrie des polygones, a beaucoup plus que 12 côtés, bien sûr, on est à 12, a été un sujet extrêmement riche. Oui. Extrêmement riche. Vous avez cité le permutoïde, mais le permutoïde n'est qu'un des aspects de ça. Oui, bien sûr. C'était...
C'est assez extraordinaire, justement. Bon. Oui, et c'est... Je n'avais jamais reconnu, bon, je connais très très bien cette géométrie des polygones, des polyèdres, etc., des cordes, etc. Mais j'avais jamais pensé à l'interprétation musicale. Qui coule de soi. Pensé quand on y a pensé. Et qui devient vraiment une approche pédagogique, en fait. Parce que moi, je vois, en fait, l'intérêt d'associer aux concepts musicaux l'éthique des représentations géométriques, ça fait passer en fait, des tas de concepts qui sont difficiles autrement. Et donc c'est une nouvelle pédagogie, hein. Je pense que Péano serait content de voir, voir qu'on s'intéresse. Et j'ai pensé un petit peu à la musification j'ai donné un premier exemple des symboles des pianos. Je me demandais, est-ce que si on faisait une musification de formulaire, hein, de formulario des pianos, ça ne serait pas quelque chose d'intéressant, pas d'un point de vue mathématique, bien évidemment, parce que je ne pense pas qu'on aurait des nouveaux résultats, mais on aurait une possibilité, finalement, de toucher hein, un public, d'un point de vue pédagogique, mémoriser, en fait, les formules en termes des mélodies engendrées et en termes des représentations géométriques associées. Ce qui est donc, dès qu'on a une mélodie, on aurait des accords, on aurait des représentations géométriques, et on aurait peut-être voilà, un catalogue de formules musicales qui seraient mémorisables et qui deviendraient en fait des objets sur lesquels on peut jouer, improviser, etc. Et pourquoi pas, comme opération pédagogique. Hein. Après, est-ce qu'il y a un intérêt mathématique ou logique à faire ça? Ça, je ne sais pas, même si je pense que finalement, voir des formules, sonifier des formules, même pour retrouver des correspondances entre des objets musicaux qui sont engendrés par des formules données, ça pourrait être aussi intéressant d'un point de vue théorique. Hein. Bon, alors je voulais aussi, pour plusieurs remarques, d'abord, quand les étoiles de musique, il n'y a pas de résolution. Ah, oui. Il n'y a pas de résolution. Oh, c'est quand même la résolution qui est l'élément dramatique. Ah, les exemples lesquels tu dis. c'est les musifications du type Pi. Oui, c'est ça. Bon. Pour ça, ou, il y a pas. Ou les catalogues d'accords. Ouais, okay, bon. C'est celui qui était là avant. Oui, c'est comme ça. Non. Ou Xenakis avec. Avec. Homo Salfa, etc. Bon, là on est dans un autre langage. Oui. Fait, la résolution ça marche en musique tonale. Yes. Donc là on est. Non mais. On se sent frustré, je dirais. Comme amateur de musique, je me sens frustré. Bon, alors aussi à propos des structures, on a évoqué hier structure unidimensionnelle, les formules sur le Nil, etc. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, il y a souvent une anecdotique, ma mère qui était trop progressiste dans les années 30, me disait, bon, la notation musicale telle qu'elle est là, on peut remplacer la lettre par les notes par A, B, C, D, puis A, A, B, pour monter dans la gamme, bon, pour monter. Mais bon, en fait, c'était une erreur fondamentale, parce que la structure, regardez ça, c'est une structure bidimensionnelle. La musique est une structure bidimensionnelle. Bon, c'est bien. En fait, bien avant l'invention de la présentation par Rondelette, on sait bien que la présentation musicale est la deux dimensions. Il y a la dimension d'évolution du temps horizontal et la hauteur verticale. Et c'est une structure bidimensionnelle, c'est en fait une structure par Rondelette. Vous voyez, en fait, dans les tableaux de correspondance, c'est ça qui se dit, en fonction de la représentation bidimensionnelle des hauteurs. Ouais, donc avec la notation musicale. Donc ça c'est clair. En fait, d'ailleurs il y a des historiens de mathématiques qui pensent que la musique a été quelque part à l'origine du repère cartésien. C'est-à-dire que Descartes s'est inspiré en fait de la structure bidimensionnelle de la musique pour introduire les repères cartésiens. Donc je ne sais pas d'un point de vue historique si c'est soutenable. Hein, comme idée, mais ça ne me choquerait pas. Et alors, bon, juste un petit anecdotique, je me souviens que quand j'arrivais derrière ma femme qui jouait du piano, je ne regardais pas dans ce docteur, mais je regardais la structure bidimensionnelle. Et c'est frappant. Pas que ce n'est pas le tout. Ça se voit évidemment. Donc,
C'est ce que je voulais dire. Que, bon, ben alors, vous avez répondu. Vous avez répondu. Ça. Et une dernière chose, bon, alors c'est pour le caractère ben, inné du rythme, je veux dire. Bon, c'est un problème bon, qui est débattu longtemps. Non, moi, j'avais une observation, et quand ma dernière, il y avait 2 ans, et que sa grande sœur prenait sa leçon de. Sa leçon de flûte, la petite de 2 ans se mettait devant et faisait ébatter la mesure, sans se tromper. Elle n'avait aucune éducation musicale, beaucoup trop petite. Bon, dans la famille, il y a encore pas mal de présence musicale, bien sûr, mais ses grandes sœurs ont la musique, mais je veux dire, elle ne se trompe pas. Elle le structurait, je veux dire, c'est clair qu'elle le structurait. Alors ça pose des tas de questions, parce que quand on voit les pygmées... par exemple, qui battent des rythmes qui sont tellement complexes, en fait, que nous, les Occidentaux, on n'arrive pas à les intégrer, mais qui ont en fait des propriétés mathématiques, du type qui permettent en fait d'être transmis. C'est des rythmes, c'est la transmission orale. Donc, ils ont besoin d'avoir des astuces pour transmettre des rythmes sans s'appuyer sur l'écriture. Et ils font ça grâce à des propriétés du type entalité rythmique, par exemple, le fait qu'un tout rythme de la tradition qu'on trouve, on ne peut pas les partager en 2 parties. Il y a une espèce de syncope généralisée qui fait que pour nous, c'est très difficile à frapper, mais pour eux, puisque c'est associé à la danse, par exemple, ça devient transmissible. Et alors, moi, je me suis intéressé aussi au côté rythmique, parce que non seulement pour les isomorphismes hauteur et rythme, mais vraiment pour comprendre, par exemple, pourquoi les tressilles, qui est le rythme du tango, ou bien les cinquillos, qui est le complémentaire, qui est aussi le rythme du tango, sauf que les tangos, ils sont complémentaires. Un rythme et son complémentaire, c'est le même rythme d'un point de vue du tango. Ça, ou bien do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, abajada ou bembe, dans la tradition afro-cubaine, eh bien, ils ont les mêmes propriétés d'un point de vue des transformées des forêts discrètes. Quand on regarde les modulos de la transformée des forêts discrètes à valeur la cardinalité de l'ensemble, les modules est maximal. Ça veut dire qu'en fait, dans un cercle, les tricillos, 3 points sur 8, les cinquillos, 5 points sur 8, les bembés, 7 points sur 12, c'est la meilleure distribution d'un certain nombre de points autour du cercle. Ça, c'est en fait aussi ce qui se passe dans un modèle d'Ising antiferromagnétique avec spin 1 plus ou moins demi. C'est-à-dire quand on cherche la meilleure distribution des charges dans un système physico-chimique, on essaie dans les modèles infinis, on alterne positif, négatif, positif, négatif, mais dans un modèle fini, c'est un problème difficile. Et ça revient au problème, en fait, d'inertable problem. Quand vous invitez 7 sympathisants de gauche et 5 de droite autour de votre table, eh bien, si vous voulez maximiser les interactions sociales, vous n'allez pas disposer de 7 de gauche et les 5 comme ça, vous alternez do, ré, mi, fa, sol, comme dans la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et donc, en fait, il y a des études qui montrent un peu les liens entre easing, système d'easing paramagnétique, transformé des folies discrètes, et problèmes d'optimisation du type d'inertable problem, et qui donc, en fait, nous font quand même... ça nous pose des questions, parce que ces types de structures que donc on retrouve dans la structure diatonique, les gammes blanches du piano, existent dans toutes les cultures, indépendamment de la division de l'octave. C'est-à-dire qu'on retrouve l'équivalent de la gamme diatonique dans des musiques qui sont, dont la division est plus fine, mais qui donc ont les mêmes propriétés de distribution des points de façon optimale autour d'un cercle. À partir du 7 et 12, on va faire remarquer récemment que les voix longues et les voix courtes dans l'année se répartissent exactement de cette manière. J'ai remarqué. C'est lui qui m'a fait remarquer ça l'autre jour. Tu mets les 7 points courts, les 7 points longs et les 5 points courts. Donc voilà, ça c'est les correspondances. Hein, que... Et le... Oui, bon, la présentation de 3x4, elle est tout à fait dans Euler. Oui, mais ça c'est ça. On le trouve chez Euler. Oui, c'est effectivement son idée. Et c'est comme ça, en fait, qu'il aborde les... Oui. Un des points de conisphère, c'est-à-dire à partir de la musique, et en essayant de se poser la question
je reprends son schéma ici, si je suis dans une tonalité, parce que ce qui est intéressant d'Euler, c'est que c'est son schéma qu'on appelle Speculum Musicum, hein, 1773, c'est à la fois un réseau, donc un carrelage, hein, si vous voulez, des notes, mais aussi des tonalités. Et son idée, c'était, je suis dans une tonalité, quel est le schéma que je peux faire pour rejoindre une autre tonalité sans passer deux fois par la même tonalité. Voilà. On voit les ponts de Königsberg, hein, en arrière-plan. Ça ne s'était pas approfondi dans les articles des théories de la musique. Mais c'est clair, en fait, que la musique, un peu comme Mersenne à l'origine de la combinatoire, là, c'est l'origine de la théorie des graphes. Des sujets pour des historiens de la musique. Mais bon, pour nous c'est clair que c'est vraiment une très belle structure, parce que je ne vous ai pas montré des exemples d'analyse musicale et même des compositions qu'on peut faire à partir de ça, mais quand en fait on parcourt cet espace, quand on parcourt des flèches rouges, vertes ou bleues, on enchaîne des accords de façon optimale. C'est-à-dire que chaque fois on passe d'un accord un autre accord, en gardant des notes communes et en bougeant une note d'un minimum. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une continuité. C'est des transformations lisses. Et donc, on peut s'intéresser, par exemple, au calcul des cycles newtoniens dans ces graphes. C'est-à-dire chercher tous les flèches rouges, bleues et vertes qui permettent de passer d'un point donné, en fait, faire tous les tours, hein, des points, des accords majeurs et mineurs, qui sont en fait des barycentres des triangles ici en question, et revenir au point de départ. Et ça, c'est une belle combinatoire. Et chaque fois, en fait, quand on a un cycle hamiltonien, on a une succession harmonique qui est musicalement intéressante. C'est ça l'intérêt de partir d'un problème bien posé musicalement, qui est le problème des progressions harmoniques, les formaliser, hein, à l'aide des structures algébriques ou des théories des mots, hein, parce que finalement, ce sont trois opérateurs, P, L, R, et donc en fait on essaie de trouver des chaînes, des caractères, hein, qui ne soient pas juste L, R, L, R, L, R, L, R, c'est-à-dire des zigzags, parce que là on sait bien qu'on peut faire ça, mais voilà, il y a d'autres chaînes qui sont intéressantes à explorer, à la fois pour le calcul en soi, comment trouver ces types de structures, et pour la composition. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai quelques expériences des chansons hamiltoniennes, qui essaie d'utiliser, d'aller un petit peu au-delà des trois accords qu'on trouve dans les chansons, de faire un peu de richesse géométrique. Est-ce que quelqu'un a pensé à musicaliser le génome? Oui, ça c'est tout. En fait, c'est tout ce qui est chaîne. Ça c'est. Et pas seulement musicaliser les génomes, s'inspirer en fait des algorithmes, des extractions de patterns dans les génomes pour faire marcher des logiciels d'improvisation assistée par ordinateur. Ce qu'on fait à l'IRCAM dans les projets OMAX, on prend l'algorithme des Crushmore, qui est un algorithme qui a été utilisé pour extraire des patterns dans les chaînes des ADN, et en fait on l'utilise pour l'extraction des patterns musicaux. Et donc, une fois qu'on arrive à extraire les patterns musicaux, on peut sauter dans la chaîne de l'information musicale d'un point à l'autre avec continuité. Et c'est comme ça qu'on recrée des styles. C'est des algos, des imitations stylistiques. Un dernier aussi. C'est bien dans les musiques indonésiennes qu'il y a une gamme à 22 tons. Ou alors... J'ai lu ça autrefois. Je ne sais pas, mais... On trouve facilement des gammes, à 24 quarts de ton, ça c'est clair dans la musique arabe du bassin méditerranéen. 53 dans la musique chinoise. Les différents systèmes microtonaux. Et encore une fois, la JEP nous aide à. Est-ce que c'est les traditions musicales qui s'appuient là-dessus, ou c'est simplement une théorie? Non, c'est des vraies traditions. La musique produite respecte un peu les systèmes. Alors, pour nous, au moment où on veut les analyser, on a intérêt justement à trouver des outils, hein, suffisamment génériques
Et l'approche GIS, en fait, ça a été développée par exemple l'analyse de Bob Morris, qui est expert de la musique indienne, avec la notion de Generalized Interval System, approche en fait la... Ce sont ces outils pour analyser la musique indienne, donc les ragas, pour, voilà, pour trouver un peu les structures. Ce qui m'a frappé dans votre citation, c'est que là, c'est Xenakis qui dit qu'il n'y a pas seulement la hauteur, mais qu'il faut qu'il y ait aussi. Vous avez dit qu'il y a quatre programmes. Oui, en fait, c'est vraiment l'idée de trouver des cadres dans lesquels. Pas seulement la hauteur, mais son, pas seulement l'auteur, mais donc les intensités, les durées, les degrés d'ordre et de désordre. Voilà, c'est ça. Et on voit bien, en fait, l'idée universaliste qui est derrière, trouver un système dans lequel, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est qui ça, c'est Xenakis, ouais, music, Formalized Music. Donc la théorie des cribles, vraiment comme une théorie qui permet des, en fait, des, on voit bien qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui suffit, qu'est-ce qu'il faut. Hein, il faut juste une structure d'ordre total. Tous ces exemples. Donc hauteur, intensité, densité, degré d'ordre, des vitesses, etc., ont une structure d'ordre totale. Donc, en fait, on peut les voir dans les... Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller au-delà, et il le dit avec la théorie des treillis, hein, ce que j'ai montré, en fait, avec la théorie des treillis, on va au-delà, voilà, avec ces types de structures, là, on n'a plus d'ordre total, et c'est une extension, en fait, des facteurs, hein, de la théorie des cuivres, que déjà, Xenakis avait imaginé, et qui est là... Voilà, ça devient opératoire avec la formal concept analysis sur le trait des Galois, enfin les deux écoles, hein, l'école Villet en Allemagne et l'école Marc Barbu de Krams. Les deux viennent de Birkhoff, hein, on parlait de Birkhoff comme l'un des premiers qui a introduit la notion de structure en termes de, avec les structures d'ordre, hein, avec or, la tradition, la reprise en fait. Ces types d'idées dans une sorte de structuralisme mathématique. Et en musique, ça, c'est plus récent. Ça, c'est vraiment l'extension des idées de Xenakis aujourd'hui avec la formal concept analysis appliquée à la musique. Il est bon de dire aussi que la première apparition du GIS, c'est le livre 5 Euclide avec la théorie des grandeurs. Ah, ça, je n'avais pas pensé. C'est la première apparition. On a des grandeurs. Et entre deux grandeurs, il y a un rapport, logos. Et bon, et c'est exactement ça. Entre deux grandeurs, vous lui associez un logos. Et ces logos sont un groupe. C'est ça la cinquième vie de Pi. Et c'est ça l'analyse dimensionnelle des physiciens. Une longueur, c'est pas un nombre. Mais d'une longueur à une autre, il y a un rapport, un logos, qui est un nombre. Et les nombres ont un groupe multiplicatif. Et là, c'est clair, avec la tradition pythagoricienne des intervalles en tant que rapport. Ouais. Et quand Euler introduit la notion, il codifie la notion d'intervalle musical en disant c'est le logarithme du rapport des fréquences. Il passe de l'échelle multiplicative qui était celle traditionnelle, entre dans le logarithme pour avoir une échelle additive. C'est exactement tout ça. Pour une dernière remarque philosophique, si je peux. Parce que quand on a parlé du formulaire, on a dit peut-être la sonification pourrait aider la mémorisation. Alors là, mais je me souviens quand j'étais à l'IMERA, un institut interdisciplinaire en arts sciences, il y a eu une sonification d'une recherche physique de Bruno Giorgini sur Venise, sur le flux des piétons en Venise. Et les deux éléments vraiment importants qui ont dérivé de la sonification, ce n'était pas la mémorisation, mais la capacité d'interpréter un grand nombre de données, premièrement, et deuxièmement, une sorte de représentation alternative du mouvement. Alors là, ma question sur le formulaire, c'était, serait plutôt intéressant de voir les processus, le mouvement inférentiel qui émerge par la musique, plutôt
qu'on formalisation symbole par symbole. Alors là, ce que j'imaginais, c'était un peu déçu du fait qu'il prenait chaque symbole. Au contraire, prendre des parties logiques plutôt consistantes ou des... Ça serait vraiment génial de voir comment on peut vérifier combien de fois il revient sur les premières propositions pour démontrer ensuite. Je pense aussi à Euclide. Comme ça pourrait donner un peu le processus inférentiel d'Euclide. Effectivement, moi je l'ai cité à la fois parce que c'est un peu anecdotique. Hein. C'est cette pièce, cette façon de faire correspondre... il y avait aussi le prétexte, disons que c'était présenté ici l'année dernière, j'ai trouvé étonnant, mais je suis complètement d'accord, c'est pas la bonne façon de mettre une note, un symbole, parce que on perd, là on décompose, on atomise voilà, et on sait bien qu'en musique en fait c'est pas les notes qui comptent, c'est plutôt les mélodies ou les structures plus organisé. Donc, je serais curieux de voir une sonification, une musification du formulaire, disons, fait avec l'idée d'aller un petit peu au-delà de l'atomisation des symboles, mais pour retrouver les structures. Et juste pour donner un autre exemple, par exemple, on s'est intéressé au processus de mûrissement des mousses 2D. Et voir comment on a fait ça avec LPS à Bruxelles. Parfois, en fait, dans les mûrissements des mousses, on n'arrive pas à voir avec les yeux qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des changements, des distributions, des points, hein, des mousses. Ce sont des maillages pseudo-hexagonaux, mais qui, en fait, qui changent, des maillages différents. Et quand on sonifie, et on met des caractéristiques sonores à ces processus, eh bien, on voit les discontinuités. On les entend. On entend les moments où ça change. Hein? Et voilà, ça, c'est dans ce sens que la musification, les sonifications, ça peut être intéressant. Et je comprends bien l'expérience des piétons, parce que quand on a un système complexe, on veut retrouver de la structure, de l'information. Et quelque part, la musique est un bon véhicule. Encore une fois, on revient à la musique en tant que... En tant qu'opération structurelle sur les sons, eh bien, ça peut aider à retrouver de l'ordre dans des systèmes complexes, pas à voir avec les yeux. Est-ce qu'il faut musiquer la pensée? c'est pas une provocation. Ah non, c'est pas une provocation. Je pense que Stanislas Dehn serait sans doute d'accord pour. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des expériences en cours sur l'effet de voir à travers l'activité neuronale. C'est pas Stanislas Dehn qui fait ça, c'est quelqu'un qu'on a récemment dans notre GDR Esthétique Art Science, qui est assis à Gypsy-Rivette, un laboratoire des neurosciences computationnelles, qui a fait donc la musique neuronale. Alors, ce n'est pas les pensées, mais c'est les neurones. On prend l'enregistrement des neurones et on transcrit pour voir les mélodies qui sont engendrées par ces types d'enregistrements, pour retrouver finalement des patterns, pour retrouver voilà, des tas de choses. C'est un premier pas, je dirais, vers la pensée, mais on est un peu loin encore. La musique est ça. Déjà, la musique des neurones, c'est je crois que peut-être on peut prendre un petit pause et après on fait une discussion générale.